Ich werde das Wort jetzt an Herr Gilbert Gasser weitergeben. Wir haben ein paar Minuten überzogen. Bitte verzeihen Sie mir für diese kleine Verspätung. Trotzdem gerne jetzt das Wort an Sie. Buon pomeriggio anche da parte mia, sono l'amministratore del Local Crowdfunding, mi chiamo Gilbert Kassar e la Local Crowdfunding, voglio adesso condividere la presentazione, così le slide. Siamo una società che è stata fondata nel 2018 da parte di da noi due fondatori, Marco Dell'Izzotti e sottoscritto Gilbert Kassar per l'appunto. Proveniamo dal settore immobiliare, signor Dell'Izzotti, e dal settore finanziario bancario, io. Già nel 2018 eravamo convinti che questa forma di finanziamento a favore di piccole e medie imprese sarà uno strumento molto efficiente ed anche efficace appunto per a far decolare soprattutto idee e progetti imprenditoriali e permettere nel contempo ai piccoli investitori a partecipare e o investire in progetti soprattutto locali dietro una remunerazione interessante. Dopo la domanda alla Consob, che è stata molto complessa e richiedeva molto tempo, abbiamo costruito il team e la struttura. Siamo appunto vigilati dalla Consob e questo richiede il rispetto di tante procedure, di tante norme, quindi è necessario avere un bel team ampio di specialisti interni ed anche esterni. Noi siamo appunto un equity crowdfunding che secondo noi rappresenta il vero crowdfunding cofinanziare progetti di carattere, come dicevo prima, imprenditoriale nel settore soprattutto commerciale, artigianale e produttivo e anche immobiliare. In tempi questa piattaforma riesce a, o questa forma di crowdfunding riesce a raccogliere fondi in tempi relativamente brevi. Nel modo all or nothing, e questo adesso perché local crowdfunding, local, soprattutto la pronuncia sul local, perché siamo convinti che sia dal punto di vista del offerente di progetti che anche dal punto di vista dell'investitore è interessante agire e investire in progetti che si trovano nella nostra provincia, innanzitutto, o addirittura nello stesso paese, comune. Quindi conoscere e fidarsi del progetto e viceversa dell'investitore, ovvero cofinanziatore, è così è più facile raggiungere l'obiettivo di far incontrare l'offerente di progetto e anche gli investitori, piccoli investitori prevalentemente, ma anche quelli istituzionali, per far decolare un'idea vincente e un progetto che ha una prospettiva interessante. Qui un attimo il mercato, qui vediamo sia il donation e reward che il lending e anche l'equity subisce una bella crescita e quindi come dicevo prima il sistema di crowdfunding
ha un grande futuro e si sostituirà in parte alle banche, al sistema bancario, soprattutto per le società start-up appena costituite, idee, progetti ancora da formalizzare, che non hanno ancora la possibilità di prestare garanzie come è richiesto nel sistema bancario. Qui di nuovo le dimensioni del mercato, la crescita è esponenziale, quindi qui siamo sicuramente nel settore giusto, nel sistema giusto. Qui il mercato target, l'età principale del chi investe in crowdfunding è la fascia da 36 a 49 anni, quindi quella fascia forse perché ha un carattere imprenditoriale più sviluppato e anche la disponibilità dei fondi per investire in idee e progetti più marcata. La permeabilità, qui si vede che un po' in tutte le province e regioni sta crescendo, l'Italia sta crescendo il crowdfunding. La nostra strategia di marketing e commerciale è appunto di contattare, trovare incontri sul territorio con gli ordini professionali maggiormente sensibili al tema del finanziamento, convenzioni con le associazioni di categoria che sono sicuramente quelli più radicati nel tessuto commerciale e imprenditoriale della provincia e anche con web marketing, che oramai fa parte, è un ramo del marketing molto importante, e incontri diretti con interessati. Ecco, questo è in linea di massima la presentazione del equity crowdfunding, che secondo noi è il sistema maggiormente vincente. Spero che da questo evento qui nasca una collaborazione, diciamo, circolare tra tutti i partecipanti, per l'appunto, e così per coprire tutte le esigenze di imprenditori che hanno bisogno di finanziamenti per svilupparsi al meglio. Grazie e termino qui la presentazione. Grazie signor Gassa. Avrei già subito una domanda. Qual è la procedura d'accesso alla vostra piattaforma? Se un'azienda adesso fosse interessata a lanciare un progetto? Passo la parola al mio socio cofondatore Marco Deligiotti, che illustrerà l'operatività. Grazie. Ecco, buongiorno. Allora, per quanto riguarda il contatti con la nostra piattaforma, noi dobbiamo seguire una procedura che è standardizzata dalla Consob, per cui chi ha l'idea imprenditoriale o chi vuole sviluppare questa idea ha la possibilità di contattarci. Noi abbiamo un team ovviamente che analizza le offerte che devono essere finanziate, cioè devono essere approvate da un team che valuta l'idea. A questo punto è già stato standardizzato il sistema in accordo con la Consob, per cui ho fatto un sistema a punteggio, per cui queste idee vengono successivamente approvate. Nel caso che vengano approvate, poi vengono pubblicate sul portale e da lì comincia la vera e propria raccolta.
Il sistema prevede l'apertura di un conto corrente indisponibile presso una certa banca, i soldi vengono successivamente svincolati solamente al raggiungimento del target che ci si è prefissati e solo in quel caso i soldi vengono svincolati e messi a disposizione dell'azienda. Questo a tutela ovviamente degli investitori e naturalmente sempre nell'ottica del sistema, diciamo così, di equity crowdfunding e di quel famoso all or nothing, che è quello che è il sistema utilizzato per le piattaforme di equity, per cui il sistema è abbastanza rapido e veloce, per cui non ci sono grossi tempi di attesa, se non quelli che vengono concordati con l'offerente per il tempo e la durata della campagna. Ringrazio per questa precisione. Vedo un'altra domanda nella chat. Ci potete magari fare un piccolo esempio di un progetto che è online, certo, e magari spiegando tramite questo esempio come funziona l'equity crowdfunding? Ok, allora guardate, quello che credo che probabilmente la prossima settimana verrà pubblicato il progetto. In questo periodo devo dire che sono particolarmente vivaci i progetti, cioè particolarmente vivace il settore immobiliare, e noi probabilmente partiremo la prossima settimana proprio con un progetto di questo genere. In sostanza si sviluppa in questo modo: c'è un imprenditore che ha acquisito un terreno edificabile, e ha effettuato un progetto. Diciamo che in questo senso è molto, diciamo che i progetti immobiliari sono particolarmente sicuri, soprattutto nella nostra provincia. Noi ci muoviamo, come diceva il mio collega Gasser, prevalentemente nell'ambito territoriale della provincia di Bolzano in questo momento, pur avendo in programma ovviamente l'espansione. Il settore immobiliare è da noi molto conosciuto, sappiamo benissimo quanto il settore immobiliare nella nostra provincia sia particolarmente solido. E questo impresario ci propone il progetto, ovviamente viene fatto un business plan, ci viene proposto un business plan dove si hanno i costi di costruzione, il costo di acquisto del terreno, quello che sono tutte le spese. Noi abbiamo la possibilità nel settore immobiliare ovviamente di verificare con estrema facilità, muovendoci all'interno di un territorio abbastanza piccolo, quelli che sono i dati di vendita sugli appartamenti, i valori. Ovviamente vengono confermati, cioè se viene confermata la validità del business plan, per cui se vengono confermate quelle che sono le spese e quelli che sono gli incassi preventivati, si fa abbastanza presto a vedere se il progetto ha una sua remunerabilità. In questo caso ovviamente viene pubblicato, vengono raccolti i capitali necessari. Ecco, uno dei vantaggi grossi del settore immobiliare è la durata abbastanza limitata dell'investimento, per cui noi sappiamo che viene costituita normalmente una newco, per cui viene costituita una nuova società, viene comperato il terreno, viene realizzata la costruzione. Alla fine della costruzione, non appena sono stati venduti tutti gli appartamenti, se parliamo di settore residenziale, viene messa in liquidazione la società e si dividono gli utili sulla base di quanto viene concordato preventivamente in fase di pubblicazione del portale. Bisogna dire che sono già state fatte non dal nostro portale, ma da un portale che era partito precedentemente a noi. Sono state fatte due operazioni nel settore immobiliare qui nella provincia di Bolzano. Tutte e due sono state sostanzialmente sottoscritte nel giro di una settimana per importi di circa 1,5 milioni di euro. Sono stati raccolti molto velocemente. Una di queste operazioni si è già conclusa con la messa in liquidazione della società e la divisione degli utili. Per cui diciamo che per quanto riguarda il settore immobiliare forse è il più semplice da capire, proprio perché il tempo è molto limitato, l'investimento ha un tempo che normalmente si aggira intorno ai 24 mesi, dal momento che dell'ottenimento della concessione edilizia al momento della chiusura dell'operazione, più o meno nelle nostre zone durano 24 mesi, per cui diciamo che anche i rischi sono facilmente calcolabili e verificabili per quanto concerne il business plan.